の層は裸の王様嫌い鉛の兵隊は勇気の女王の家来おやおやアンデルセンはてはてアンデルセンミスターアンデルセンこんな話は作らなかったのお話ちょっぴり狂ってる世の中ちょっぴり狂ってるはっはっは夢の積み木を積み替えよみんなみんな集まれ Questo scherzo? Purtroppo non è stato esattamente quello che volevo. L'intenzione era di trasformarmi in una bella principessa. Beh, penso sia una questione di esercizio. Ehi, Bingo! Dove sei, Bingo? Le mie carte magiche, Bingo! Bingo! Oh, eccole qua! Dammele! Oh, oh. Oh. No! 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 Sì! Magica! Un giorno o l'altro riuscirò a sbarazzarmi di te. Adesso dirò le parole magiche. Hocus pocus, dai! No, 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 no! Andiamo! Oh! Guarda quanta gente! C'è un sacco di roba da comprare. Senti che buon profumo di cibo. Compreremo questo odore e ce lo porteremo a casa. Arance, mele, pollo, arrosto e cioccolato. Non sarà difficile scambiare le nostre patate con qualcos'altro che piaccia a tua madre. No, papà, andiamo. Fermate quel ladro! Mi ha appena rubato della frutta! Fermatelo, fermatelo! Non lasciatelo scappare, fermatelo! Stai bene? Sì, certo. Sì. Ma scalzone, rubarmi una mela, non ti vergogni? Ti meriteresti che ti spaccassi le ossa, intanto beccati questo e questo, grazie signore. Ah, non potevi startene a casa tua, maledizione! Ladro, 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 ladro e ladro e ladro ancora, volevi rubarmi la frutta e ti farò mettere in galera. Ehi, aspetti un momento. No, lo porto in galera. Aspetti. Lo lascerà andare se compro io la mela. Comprare la mela? Gliela darò, così non ruberà più. Gli hai i soldi? No, le darò in cambio queste patate. Che ne pensa? Per questa mela? Vuol dire che sarebbe disposto a darmi un sacco di patate per questa mela? Per amore di pace sono disposto a rinunciare alle mie patate per poter dare la mela a questo ladro. D'accordo, allora prenderò il sacco di patate in cambio della mela a lei. Vattene! Che questo ti serva di lezione. Quando rubi, altri sono costretti a pagare per la tua disonestà. Ecco, è tua. Papà, spero che il ladro abbia capito. Un tipo straordinario. Mai vista una cosa simile. Per me è un perfetto idiota. Oppure un angelo. Aver dato un sacco di patate in cambio di una mela da dare al ladro, non trovi, Bingo? Papà, non credo che la mamma sarà contenta. Speravo che avremmo potuto comprare qualche dolce. Sarà per un'altra volta, Eric. Mi piacerebbe avere una casa dove andare. Mi dispiace per i dolci, Eric, ma la mamma avrà preparato una buona cenetta. Oh, una buona cenetta?
Vi ricordate di me? Sì, certo che mi ricordo di te, perché? Volevo soltanto ringraziarti per la mela, ma una mela purtroppo non basta quando si ha molta fame. No, ma è molto gradevole tra un pasto e l'altro. Io preferirei avere dei pasti tra le mele. E cosa dirà tua moglie? Che ne penserà del sacco di patate scambiate con una mela? Non penso che si arrabbierà. Mi darà un bel bacio sulla guancia e quando le racconterò l'episodio sarà molto contenta. Mi pare di aver capito il tipo. Mi piacerebbe conoscere tua moglie, deve essere molto gentile. Certo che lo è, la mia mamma, ecco perché. Mi sto chiedendo se sarebbe così gentile da accettare che un povero accattone come me dividesse la vostra cena con voi. Sono sicuro che la mamma farebbe molto piacere, vero paparino? Oh, è davvero meraviglioso conoscere una famiglia gentile come la vostra. Caro, è stato davvero un bel gesto quello di dare le patate in cambio della mela. Mi scusi, signore, lei ha una moglie dei bambini? No, né moglie né bambini. Vuol dire che non c'è nessuno che l'aspetta quando torna a casa? No, 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 né casa né moglie, neanche bambini. Ogni notte devo dormire fuori al freddo. Ah, sono solo al mondo. Oh, pover'uomo, tutto questo è terribile. Non è giusto che tu non abbia una casa in cui tornare. Sì, è così. Papà, lo faresti restare con noi questa notte? Sì, per me sta bene. E per te, cara? Sì, sono d'accordo, può restare. Hai visto? Dormirei qui. Non so come ringraziarvi tutti, vi sono grato. Sono contenta che tu sia felice. Papà ha sempre ragione. Oh, mi sembra un sogno avere tutto questo cibo gratis e un letto in cui dormire. Papà ha sempre ragione, che sciocchezze. È malato, pover'uomo, caro, aiutalo. Oh, il mio cuore, è una malattia che ho preso quando ero soldato. Oh, non resisto. Possiamo fare qualcosa per te? Sto per morire, non c'è niente che possiate fare per me, sono alla fine. Signore, aiuta quest'uomo nel bisogno. È giunto il momento che io lasci questo triste mondo. Ho avuto una vita così disgraziata. Sono contento di morire. Non ho mai gustato i piaceri di una casa. Che cosa possiamo fare per te? Hai un ultimo desiderio prima di morire? Sì, prima di morire mi piacerebbe godermi un ultimo e succulento pasto. Potremmo preparare un banchetto? Oh, no, 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 no. Non vorrei mai una cosa del genere. Non posso permettervelo. Oh, povero il mio cuore! Abbiamo abbastanza cibo per un banchetto? Oh no, non credo che abbiamo così tanto. Papà, che cosa faremo? Dobbiamo comprargli altro cibo, ma non abbiamo soldi. C'è il cavallo, potremmo vendere quello. Sì, forse qualcuno ci darà del cibo in cambio. Tu sai cosa devi fare, caro. Va bene, ho deciso, porterò il cavallo in città. Senti, senti, festeggerò tutti i miei compleanni in una volta. Cibo, cibo! Arriva! Ti ho preparato questa deliziosa minestra. Oh no, 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 sto male, oh, che dolore! Non importa, se ne avrai voglia più tardi chiamami, te la riporterò.
Mi sarebbe piaciuto papparmi quella minestra, ma mi avrebbe riempito troppo e voglio lasciare spazio per il mio banchetto. Papà, credi che riusciremo a cambiare il cavallo con qualcos'altro? Penso di sì, Eric, non ti devi preoccupare. Credi che quell'uomo sopravviverà? Non lo so, Eric, un buon pasto potrebbe aiutarlo. Come mai quell'uomo non possiede nulla? Forse perché è malato. Quando un uomo non sta bene, non può lavorare. Niente lavoro vuol dire niente soldi e niente cibo. Per fortuna potremo farlo felice scambiando il cavallo. Dipende da quanto sarò bravo nel combinare un buon affare. Tu non puoi sbagliare, io lo so bene, papà. Dunque, vediamo un po'. Forse mi faranno un tacchino arrosto con spinaci seguiti da torta di mele. Mi dispiace, ma dobbiamo separarci da te. Ci siamo costretti per aiutare un uomo malato. Ehi, ma quello è lo sciocco che mi ha comprato la mela. Chissà che non si rivolga a me. Da dove posso cominciare? Non so. Ehi là, caro signore, vuole forse scambiare il suo cavallo? Sì, voglio in cambio qualcosa di buono da mangiare. Molto fortunato di incontrarmi sulla sua strada, allora. Ehi, che roba ha in quel sacco? È un sacco pieno di farina. Vuol dire farina per fare il pane? Proprio così, ragazzo. Con questa farina farete dell'ottimo pane. Del pane? È molto tempo che non mangiamo del buon pane. Tua madre ne sarà felice. Ah, sì, lo penso anch'io. È molto che non mangiate del buon pane? Allora datemi il vostro cavallo e vi darò la mia farina. D'accordo, ne vale la pena. Scommetto che quel poveretto ne sarà felicissimo. Sei proprio sicuro di non volere un po' di minestra? No. Prova con una tazza di tè, sono sicura che ti farà sentire molto meglio. No. Quest'uomo sta peggio di quanto pensassi. Speriamo che portino a casa qualcosa di efficace. Oh, come vorrei che la vecchia la smettesse di seccarmi. Chissà se hanno già venduto quel cavallo. Chissà con quanto delizioso cibo l'avranno scambiato. Forse in qualche goloso panino imbottito. Mangerò a crepapelle. Signore, vuole comprare una pecora? No, grazie, non ci serve. Oh, ma la mia pecora è un affare speciale. Una pecora si nutre solo dell'erba dei prati. D'inverno la sua lana vi tiene caldo. E che carne deliziosa. Ora che ci rifletto, mi sembra un buon affare. È un'ottima occasione. La pecora è vostra, prenderò questo sacco di farina. È stato un ottimo acquisto, papà. Mangeremo tutti questa carne e in più potrò avere una giacca di lana. Questo renderà quell'uomo molto felice. Forse mi porteranno della tenera carne. Già mi chiedo di che tipo me l'avranno comprata. Forse una polposa coscetta di capretto. Di capretto arrosto. Ehi, aspettate un momento, non avrete mica fretta, no? Che c'è, amico? Stiamo tornando a casa! Non vi tratterrò molto, ditemi soltanto una cosa, eh? Che cosa intendete fare con quello ossuto animale? Prepareremo un pasto ad un uomo malato! Smettetela di ridere di mio padre! Ma quello non è affatto il cibo adatto per un uomo malato, sapete? Quello che ci vuole è una giovane tenera anatra! Ah, sta buona! Smettila, insomma! Forse ha ragione! E non dovremo neanche uccidere l'anatra, potrebbe mangiare le uova! Ah, comportati bene, insomma, falla finita, allora! Volete comprare la mia anatra e voi mi date la pecora. Muoio di fame. Devo distrarmi in qualche modo. Ecco perché ci stanno mettendo tanto tempo per tornare a casa. Staranno cercando qualcosa di assolutamente speciale. Come ad esempio una deliziosa anatra arrosto. Ma adesso vorrei che tornassero, sono veramente affamato. A
aspettate un momento, un altro affare per voi. Ancora tu, ci hai già venduto la pecora. Questa volta vi offro una mucca. Papà, guarda com'è grande. Oh, ricevo dei segnali urgenti dal mio stomaco. Dove possono essere? Stanno forse cercando qualcosa di più grosso. Forse una grossa e ben nutrita mucca da cui ricavare un sacco di carne. Sì, sì, si tratta proprio di una succulenta bistecca. Sì, una bistecca al sangue. Stanno per tornare, lo sento. Bene, grazie per l'anatra. Ora abbiamo un bel bidone di latte. Il latte è il cibo più sano che ci sia. Infatti lo beviamo sin da quando siamo bambini. Mamma sarà molto contenta del latte, potrà fare crostate e buoni frullati. E sarà la bevanda migliore per un uomo malato. Oh, dimenticavo. Che cosa hai dimenticato, papà? Gli abbiamo promesso qualcosa da mangiare. Già, non si può mangiare il latte. Non ce la faccio più, non posso resistere ancora. Ciao, caro. Sono tornati. Buonasera, signore, siamo tornati a casa. Ci dispiace di averci messo tanto tempo, come va? Che cosa avete scambiato con il cavallo? Al mercato abbiamo cambiato il cavallo con un sacco di farina. Oh, bene, caro, posso fare del buon pane con la farina. Ma poi papà ha scambiato la farina con una grossa pecora, molto bella e ricca di lana. Poi abbiamo dato quella in cambio di un'anatra e quest'ultima per una mucca. Ma alla fine papà l'ha restituita per qualcosa di meglio, un bidone di latte. Latte? Niente di meglio. È terribile, mi hanno portato del latte. E poi papà ha dato il latte in cambio della cosa migliore. Bah. E volete sapere per che cosa? Per me, il dottore. Allora, qual è il problema? Io no. Io non ho nulla. Io sto benissimo. Ho pensato che se un uomo dice che sta per morire, ciò che vuole non è il cibo, ma ha bisogno di un dottore. È molto giusto, caro Eric. Tuo padre ha ancora una volta ragione. Perché mai ho cercato di ingannarlo? Dottore, come sta? Fammi vedere la mano. Ah? Fammi vedere la mano. Sì, signore. Eccola. Dottore, pensa che vivrà? C'è qualcosa che possiamo fare per lui? Allora è alla fine? Morirà? Signore, non si preoccupi, migliorerà. Non migliorerà, è troppo tardi. No. Stai calmo, sdraiati, fai quello che ti dico. Dottore, non c'è nessuna cura? Lei deve poter fare qualcosa. Dubito di poter curare quest'uomo, ha una malattia molto rara. Vuol dire che sono molto malato, davvero molto malato, malatissimo? Sì, sdraiati. Stai per morire. No, non può lasciarlo morire, no. Dottore. Ci deve essere una medicina. No. Toglietevi di lì. No, finché non lo aiuterà. Non c'è niente da fare. Non ha pietà per un povero uomo? Noi non siamo ricchi, ma ci vogliamo bene ed abbiamo una casa. Ma lui non ha niente dalla vita ed ha bisogno di lei, dottore. Soltanto perché non può pagare la sua lauta parcella, lei vuole lavarsene le mani. Va bene, se è così che la pensa, darò al paziente un'ultima possibilità, ma non posso garantire nulla. Vuol dire che lo può curare. Una cura. Potrà essere curato se gli verranno i calli sulle mani. I calli? I calli? Calli sulle mani? Proprio così, ma non lo troverete sui libri di medicina. Mi dica, come farò a farmi crescere i calli sulle mani? Vuol dire calli come quelli che ho io. Ecco dei calli. Come li hai fatti crescere? Ti prego, insegnami a farli crescere, ti prego. Prendi. Ti insegnerò io. Padrone di casa ha un campo di patate? Sì, ce l'ho. Oh, non così veloce, vi prego, rallentate, vi prego. Ah!
continui a lavorare sodo, signore. Continui a zappare più forte. Non si arrenda, non ora. Ti darò una mano, amico. Continua a zappare. Mica morto, vero? È svenuto. Questo povero uomo lavora così tanto che è sfinito. Forza, su. Ah, dei calli. Hai dei calli. I calli. Ah, ora è guarito, non è più in pericolo. Sono guarito. Proprio così la cura migliore per un pigro è insegnargli la soddisfazione del lavoro. Che succede? Ti senti molto male come prima? No, ho soltanto fame. Ah, è soltanto questo, hai fame. Vieni a casa e ti cucinerò un delizioso pranzetto con le patate che hai appena raccolto. Oh, che fame. È buonissimo. Non si può certo dire un banchetto. È come se non mangiassi da settimane. Ciò di cui avevi bisogno era buon cibo e duro lavoro. Hai un aspetto di gran lunga migliore, sembri persino più giovane. Sì, il dottore ha capito che fingevo e ha fatto di me un uomo migliore. Fallo restare per sempre, paparino. Perché no? Ora un collaboratore anche migliore del vecchio cavallo. Papà ha ragione, come sempre. Ora hai una famiglia, una casa ed un lavoro. Ora sono felice. Salvo che per questi calli sulle mani. Papà non aveva ragione quando ha portato a casa quel ladro per cena, ma il dottore ha saputo trasformarlo in un uomo onesto. A vederli mangiare mi è venuta fame. Anche a me, Bingo. Speriamo di rivederci alla prossima storia, bambini. A questa poco storia. Ciao. Donna toki demo kanarazu minna to issho ni iru mono tte nanda ka shitteru? ほら、影帽子よ。ある町にね、カポカポっていうギャングの王様がいてね、町の人たちはその影を見ただけでも震え上がるくらい悪い人だったの。ところがある日、びっくりしたことには、その影帽子がね、カポカポと別れて勝手に動き出したの。カポカポが盗んできたものをみんな持ち主に返してあげたり、警察に隠れ家を教えてあげるし、もう大騒ぎ。てなことで来週のアンデルセン物語、俺の影はどこにいる？みんな楽しみに待っててね。じゃあねー。いつか知らないところで、あなたとあなたと出会ったの。いつか知らないところで、ひなぎI'm not gonna lie.
いつか知らない